semplicemente, secondo me, una presa in giro, perché danno la possibilità alla gente, invece di fermare la gente che non fanno niente, fermano noi che dobbiamo lavorare e che giustamente mandiamo avanti l'Italia, perché senza di noi l'Italia, secondo me, è stroncata e ci penalizzano su tutto. Ci ferma la stradale e ci penalizza, dove si va a caricare e scaricare ci penalizza. In effetti facciamo sempre una cosa: dove andiamo siamo trattati male, anzi peggio. Praticamente questo divieto, secondo me, lo Stato dovrebbe riorganizzarsi un po' in un modo più meglio, perché andare avanti così mi sa che è arrivato ormai, siamo alla frutta o dopo la frutta magari, cioè proprio alla fine. Ciao a tutti, mi chiamo Leonardo, camionista da 22 anni. E quanto riguarda il divieto, secondo me non so come esprimermi, perché noi, prima di essere dei camionisti, siamo degli automobilisti e di conseguenza anche dei turisti come tutti gli altri. Perciò io ritengo che se dovessi andare in vacanza e mi trovo un sacco di camion che vanno avanti indietro, potrebbe anche darmi fastidio. Però nello stesso tempo, visto che sono anche un autotrasportatore, mi mettono un divieto, potrebbe anche darmi un po' di fastidio, perché giustamente ho difficoltà a rientrare verso casa. Perciò ritengo che sia giusto e sbagliato. Cosa devo dirvi? Non... va bene, sommato accettiamo quello che ci obbligano di fare. A riguardo il divieto 16-24, io ho una cosa da dire. Secondo me non è esatto bloccare il camion, perché il divieto o lo metti tutto il giorno, o fai mezzanotte, cioè la giornata lavorativa normale, oppure non lo metti. Cioè, o lo metti in giornata lavorativa, oppure fai feste tutto il giorno. Perché così non ha criterio fare un divieto alle ore 4, alle ore 16 per gente che deve andare al mare, deve andare in ferie, e noi che lavoriamo così dobbiamo marcire sui camion. Io non lo trovo giusto. Poi se questo video veramente andasse a chi di dovere e avesse un po' di cervello da dire: ma quella gente lì lavora, la gente c'è, cioè, tutta la settimana per spostarsi, andare in ferie, andarsi, spostarsi con le macchine, perché già abbiamo un divieto di domenica, abbiamo un divieto tutto il giorno il sabato, perché dobbiamo anche romperci le corna al venerdì alle 16, punto interrogativo. La mia opinione sui divieti di circolazione potrebbe essere favorevole da una parte e sfavorevole dall'altra. In che senso? Nel senso, favorevole perché? Perché comunque la gente che va in ferie, ci sono in camion, tutte queste cose qui, e potrebbe andare anche bene, per non creare disagio. Quello che non va bene dalla parte nostra è che in Italia purtroppo si cerca prima di inculare il camionista, cioè praticamente di spillarci dei soldi, e poi allora si fanno le leggi. In che senso? Nel senso che c'è questa legge, dalle 16 alle 22 si deve stare fermi, però mi devi dare anche la possibilità di fermarmi in area di servizio o in area attrezzate. Perché se no cosa faccio? Vado in una piazzuola, se mi scappa anche ad andare a gabinetto, voglio lavarmi la faccia, cosa facciamo? Perciò, secondo me, la mia opinione è favorevole da una parte e sfavorevole dall'altra. Ciao, sono Luca di Genova e volevo dare la mia opinione sulla questione della fermata delle 16, del camion delle 16. Per me comunque è giusto, perché il traffico è parecchio in aumento. Perciò come cosa è giusta comunque. Magari è troppo fino alle 24, secondo me, sicuramente. Magari fino alle 22 o anche fino alle 22 sarebbe giusto, già 2 ore in meno. E come sia, anche sabato mattina sarebbe molto meno, anche fino alle 9, che per fino alle 7 sarebbe poco, tutto lì. Ciao, io sono un autotrasportatore di Genova. Venerdì sono dovuto uscire a Tortona alle 16 e ho dovuto rispettare le 8 ore di fermo macchina. A mezzanotte sono partito e mi sono trovato che
tutte praticamente come se fossero le 8 di sera in città, perché era pieno di macchine. Ora, per fare un divieto, e noi partiamo con tutte quelle macchine, che divieto è servito a fare? Io riguardo a questo divieto qua credo che sia veramente una cosa vergognosa. Innanzitutto vengono penalizzate le ditte, anche perché molti non riescono a fare il viaggio, quindi la ditta perde il viaggio. Seconda cosa, rispetto anche agli autisti, è vergognoso perché non riusciamo, è una giornata che tutti vanno di fretta, tutti hanno fretta. Cioè il tuo lavoro è già come dire, porta ad aver fretta normalmente, in quei giorni lì è ancora peggio. E in più non esiste proprio, perché ci mettono in croce, così praticamente c'è gente che deve stare fermo dalle 16 alle 24, magari che è un'ora da casa, no? E non può muoversi perché in autostrada deve stare dalle 16 alle 24 fermo, orario che uno non riesce a dormire, magari sotto il sole, poi alle 24 deve partire e magari andare a casa. Qualcuno c'ha un'ora di strada da casa, qualcuno ce n'ha 5, qualcuno ce n'ha 6, dipende. Comunque è uno stress ulteriore, cioè questo divieto qua l'hanno messo e per noi è soltanto un ulteriore stress sul lavoro. Quindi o lo mettiamo tutto il giorno, o a mio avviso, a mio parere, non andrebbe proprio messo, perché noi lavoriamo, quindi non vedo perché ci devono mettere un divieto per lavorare. Cioè. Quindi in conclusione la mia proposta è proprio di levarlo completamente. Allora, secondo me questo divieto qua non serve a niente, perché come ha parlato prima il collega, che porta stress, tutti vanno in fretta e si combina un casino della madonna. Secondo me dovrebbero essere fatti questi divieti o totali tutto il giorno, o le 24 alle 24 che si combina, se no lasciare libera la circolazione, che ognuno così è tranquillo, sa che deve lavorare, fa il suo lavoro normalmente come fa tutti gli altri giorni.